una delle nostre eccellenze, della nostra azienda, ma anche del nostro territorio, che si fregia di avere il marchio Fiorfiore, è l'uva Pizzutella, tipica uva della provincia di Bari, un'uva molto particolare che non si coltiva in nessun'altra parte del mondo. Ci troviamo per l'appunto in una zona vocata per la produzione di uva da tavola. Perché il nostro terreno, oltre ad avere la terra rossa, ha anche molta pietra. È un territorio esposto al mar Adriatico, quindi con la caratteristica del maestrale che rende i prodotti più buoni, più croccanti. È un'uva dolcissima. Abbiamo dei gradi zuccherini, tecnicamente detti gradi Brix, molto molto alti, superiori ai 20. Da circa 5 anni l'uva di Puglia si è dotata anche del marchio IGP. La linea Fiorfiore Coop comprende tutti quei prodotti che sono l'eccellenza nella prova assaggio. Per individuare questi prodotti a marchio Coop noi abbiamo dei tecnici che in primo luogo fanno delle visite in campo per vedere se il prodotto è abbastanza maturo e idoneo per fare queste linee. Poi, se è idoneo e ha le proprietà organolettiche giuste per fare questo prodotto, mandiamo una squadra in campo a tagliarla. Il prodotto della Coop che noi lavoriamo arriva qui come primo taglio dalla campagna, le donne la puliscono, la riguardano, la confezionano con molta attenzione e il lavoro finale sarà perfetto. Grazie a questo rapporto stretto con Coop noi siamo riusciti a fare quella che tutti ci invidiano, cioè la filiera cortissima, dalla piantina allo scaffale del supermercato senza passare di mano, oltretutto trasportata in imballaggi a rendere in un circuito che non fa rifiuti e chiude un cerchio perfetto. La coltivazione di queste uve va attraverso disciplinari che sono di lotta integrata. Abbiamo il monitoraggio giornaliero dei nostri grappoli in campo. Riusciamo a combattere i parassiti nocivi attraverso anche il monitoraggio di insetti utili e anche attraverso confusione sessuale di alcuni insetti. Ci sono insetti utili che mangiano insetti dannosi. La confusione sessuale non è altro che l'uso dei feromoni. L'insetto maschio non riesce a trovare la femmina e non si riesce ad accoppiare. I prodotti chimici li utilizziamo solo in caso di bisogno. Interrompiamo i trattamenti chimici tantissimo tempo prima della raccolta, in modo che al momento della raccolta i nostri residui sono in quantità molto limitata. Noi siamo sempre stati ricercatori di piatti del territorio, li abbiamo rivisitati. Oggi presenteremo un piatto con l'uva Pizzutella. Abbiamo il grano prodotto qui a Rutigliano. Abbiamo fagioli cannellini, classici fagioli messi al bagno il giorno prima e cotti in mattinata. La famosa cipolla della zona di Acquaviva. Abbiamo del guanciale di maiali locali e la menta. Questi andremo a legarli tutti per il nostro piatto del giorno. Cipolla da rosolare con olio extravergine del territorio. Aggiungiamo il guanciale. Di pepe rosa, aggiungiamo del vino, facciamo evaporare, aggiungiamo i fagioli, poi aggiungiamo il grano già cotto, è bollito come i legumi, un paio d'ore di precottura. Abbiamo aggiunto l'uva Pizzutella nella cottura, ma non deve essere cotta, solo calda. Abbiamo i pomodori secchi, ne mettiamo giusto qualcuno per la colorazione. Questo è un piatto basato su tutti i prodotti del territorio. Il finale, il contrasto di dolce salato. Aggiungiamo qualche foglia di menta. A questo punto lo possiamo impiattare. Sto aggiungendo i pomodori secchi fatti a filangè. Aggiungiamo delle foglie di menta. C'è un contrasto di
consistenza anche nell'amalgamazione e la cosa più importante è il gusto. In effetti suggeriamo di schiacciare il chicco d'uva mentre si mangia anche il grano insieme.